gentilissimi amici e soci che mi davano, ma vedo anche persone che sono venute da fuori, che saluto con molto piacere. Noi oggi viviamo una giornata che è un evento che si connota per la sua significativa attualità. Un evento che a mio avviso si iscrive nel libro della storia delle celebrazioni del centenario di Rocco Scotellaro, centenario della nascita. Celebrazioni che culmineranno domani, 15 dicembre, data della sua morte. E con la vicepresidente maggiormente volevamo e desideravamo porci come giusto epilogo di questo grande momento celebrativo. E questo convegno in fondo è un doveroso riconoscimento, significativo riconoscimento al poeta della libertà contadina, come dice l'epigrafe della casa di Incarico. A quel poeta che col suo vigore civile, con la sua militanza politica, ha segnato in fondo la rinascita della nostra Lucania da una tradizione feudale ormai imperante e direi dalle secche dell'immobilismo. Rilevante è in questo convegno la partecipazione della Fondazione Giustino Fortunato, che ha la sua preminenza storico-culturale nella configurazione di questo evento. Ecco, e qui con noi ci onorano il presidente Mauro Fiorentino, che ho sentito con grande piacere, e la nostra carissima e direi bravissima docente dell'Unibas su queste problematiche letterarie, culturali e sociali, la nostra carissima ovviamente Maria Teresa Imbriani. Parlavo di preminenza della Fondazione. Come mai? Come scaturite il nome dell'Unilabor? Carissimi, questa preminenza è stata dettata, è stata in noi come confermata da un richiamo al famoso Tenero di Carlo Levi, Lucania 61. Quella bellissima tela di più di 20 metri che trovate a Palazzo Lanfranchi a Matera. La tela di Carlo Levi. Tela in cui è racchiusa la storia di Rocco. Rocco lentiginoso, pieno di speranze e di malinconia, che si muove tra i contadini in una umanità dolente, schiacciata dalla tragica miseria. Ma al tempo stesso Rocco col suo vigore e col suo pensiero imbevuto della grande tradizione storica, perché in una scena trovate infatti sullo sfondo della finestra Giustino Fortunato, ecco, ancora Nitti e Dauso. Questi storici, certamente collocati lì muti nel loro tempo, ma testimoni di quella scena vibrante di significato epico. Ecco, ed è bellissima questo tenero. Ecco perché questo nesso, Giustino Fortunato, Scotellaro, maggiormente ha avvalorato in noi l'esigenza di avere qui, nella posizione prioritaria, è con la Fondazione Fortunato, con due autori in presenza. Ma io mi vorrei soffermare ancora su quella meravigliosa tela. In un angolo trovate Rocco morente, Rocco morto, con due nella grotta verde, quella grotta che segna l'incipit temporum, l'inizio dei tempi. Rocco con due madri che piangono. Annetta Treves, la madre di Carlo Levi, e Francesca Armento, la madre di Rocco. Ed entrambe si abbandonano al lamento funebre per un'esistenza breve, schiantata a soli 30 anni. Ma al di là della morte, cogliamo anche in quella tela il vigore, la forte coscienza, ecco, maturata certamente in Rocco fin dalla giovane età, come ben annotava il nostro angelo,
ecco, maturato attraverso le angustie della sua perizia con la madre china sulla, ovviamente, sulla macchina da cucina e col padre canzonaio, maturato anche delle umiliazioni vissute nel convento di siciliano, costretto ad indossare l'abito monacale. Ma Rocco rivela subito una profonda matrice ideologica. Egli è un autentico socialista, non un socialista teorico, non un socialista astratto, ma un socialista concreto, pragmatico, come si palesa nella molteplice attività di sindaco, ecco, che ha già messo in luce il nostro angelo. Rocco è certamente fratello spirituale di Levi, ma Levi nel Cristo si è fermata deboli, ha certo riscoperto l'humanitas della Lucania, ma al tempo stesso ha creato un mito astorico della Lucania, una Lucania non immersa nel flusso della storia reale. Nelle ultime pagine, infatti, del Cristo si è fermato a deboli, Levi parla di una versione del contadinama alla teocrazia statale allo Stato e parla anche di un'autonomia rurale, decentrata, ma è una soluzione che non ha un fondamento strutturale, che non ha una giusta storicizzazione, come quella che potrebbe essere stata per i Salvemini, che ben voleva spezzare il latifondismo, proponeva e creare una politica di largo sviluppo agrario sostenuta dal trend agrario. Come quella ancora dello stesso Don Sturzo, che in fondo maggiormente programmava un programma di preminenza agricola con uno sbocco commerciale nel Mediterraneo. O quella ancora, perché no, del nostro Francesco Savagnolitti, che invece proponeva l'aumento del capitale ed un processo di industrializzazione. Ne mi resta il cantore dell'umanità contadina. Ovviamente Scotellaro non può accettare il mito astorico di lei. Sente l'ansia, sente la tensione al mutamento, come già precisa in un suo famoso testo del 42-43, Uno si distrae al video, dove il protagonista è l'intellettuale borghese, inane, sterile, incapace di una vera scelta. Questo protagonista è ucciso nello specchio perché è incapace di uccidersi da sé. E Levi e Scotellaro chiaramente professa il suo distacco dall'individualismo borghese e dall'intellettualismo sterile di Cesare Pavese. Quel Cesare Pavese che, non animato da ragioni storiche, non animato da ideologie precise, forti, aveva in fondo culminato la sua esistenza nel baratro del nulla. Scotellaro diviene la nuova coscienza della cultura milionaria, che prende appunto consapevolezza di sé, che acquista una sua storicità. Certo, egli penetra nel mondo di padre, lo dice nel 49, sono entrato in quel mondo di padre, chiuso da un patto incrollabile. Si addentra negli archetipi simbolici del mondo magico dei padri, padri ridotti in catena. Sente un processo di identificazione, ma al tempo stesso avverte l'esigenza di una differenziazione, perché il mondo dei padri ridotti in catena diventi il mondo dei padri liberati. Ed ecco come il Rocco acquista una nuova coscienza ai contadini. Acquista egli stesso nuova coscienza, è fatto giorno. Siamo entrati anche noi con furor nel gioco della storia, con i panni e le scarpe che avevamo. Ed ancora, come dice in una bellissima espressione in Nuova Puttanella, il suo memoriale, siamo i piccoli acidi aspirene, aspri, poco maturi, maturi pur essendo piccoli aspri, pronti a dare il poco succo che abbiamo. Credo
che questa coscienza di partecipazione collettiva sia il senso più autentico del pensiero di Scodellaro, come altresì il suo binomio pensiero ed azione, perché la vita è in divenire, in fieri, una vita che si realizza nella crescita individuale, ma che si connette alla crescita degli altri, gli amici, i fratelli, i contadini del sud. Io trovo che l'Uva Puttanella sia un bellissimo memoriale, come gli stesso lo definisce, con un grande substrato autobiografico, perché il giovane protagonista, appena sindaco deluso, vorrebbe addirittura fuggire e si nota in una strada solitaria. Ma la vista del cimitero dove vivono, dove stanno coloro che rappresentano la nostra e misurano la nostra fedeltà, lo riporta indietro ed egli ritorna alle radici. E ritornare alle radici significa entrare nel gioco della storia. Ed ecco, questa immersion nel gioco della storia, dove però lo scrittore veramente anche annota come prevalga anche all'indomani della guerra la spirale della violenza, della corruzione, della fredda ragione di Stato, che non ha mutato assolutamente la sua logica di potere. Volevo soltanto particolarmente sottolineare come il mondo nell'opera acquistano rilievo i contadini. In fondo i contadini del sud è una prostituzione dell'Uva Puttanella. Sono contadini che vivono vite stravaganti, vite semplici, ma al tempo stesso è da ammirare. Al di là di ogni mitizzazione, sono contadini che vivono nel loro attivismo, da Michele Murieri, figlio del Tricolore, che crea una piccola repubblica col suo chioschetto, a Neofita Chironna, che fa addirittura l'evangelico peregrinante, o ancora a Mandriano di Bufalo, che cosa fa? Che parla niente meno con gli animali conversi ricchi di saggezza. Noi cogliamo questo rapporto di filiazione, ecco, mi avvio anche verso un rapporto di filiazione profonda del non discutellano con la realtà contadina. Una realtà contadina che è cantata non con l'idealeggiamento dialettale che troveremo in Pasolini, né tantomeno con quell'aspra invettiva che troveremo nel 70 in Ferdinando Camargo. Ferdinando Camon nel Quinto Stato ci parla di crisi della civiltà contadina, ma con una sprezza polemica. Invece Scodellaro in fondo nobilita la parola contadina, quella parola che, come dice Eugenio Pampaloni, è il fiore espressivo di una società sepolta. La nobilita, e non si ferma a nobilitarla nella parola, ma la nobilita nel sentimento, nel pensiero, nell'azione. Certo, io non realista, ma non è l'intellettualismo polemico dei neorealisti. Ecco, anche nel suo corpus poetico bellissimo, ecco, è fatto giorno, noi cogliamo come il neorealismo è filtrato da echi decadenti, ma il neorealismo è sempre filtrato anche sì da un ethos profondo, sentito, originario, primigenio. Afferma Vittorio Fiore che egli è un epigono ermetico vestito da panni popolareschi. Non lo condividiamo questo giudizio. Condividiamo forse il giudizio del critico Fortini, che dice che in fondo è certamente il cantore della nostra civiltà contadina, ma non è soltanto il cantore della civiltà contadina. Rocco Scotellato, come diranno tanti altri critici, da Ruggeri, Vitelli, ci fa sentire una densità semantica che non è riconducibile all'unica monotematica del mondo contadino. E come non ricordare, a conclusione per la bellissima lirica, è fatto giorno. È fatto giorno che è un mirabile contrappunto tra passato e presente. Il passato, con i briganti drammaticamente rappresentati lì ai pali, ancora con le loro teste, e il presente, in cui Scodellaro afferma nei sentieri non si torna indietro. E come non ricordare quel
equilibrio e quel senso vibrante di concitazione epica che può definire quella lirica una marsigliese contadina come la marsigliese della rivoluzione francese. L'alba è nuova, nuova. Vedete questa iterazione aggettivale, questa ripetizione che ci fa sentire proprio l'epos di una possibile vittoria. Ma al tempo stesso vogliamo. Sono vedenti elementi di inquieta malinconia, elementi intrisi di pessimismo nella stessa lirica. L'alba è nuova, cogliamo alcune lessemi, alcune parole, perire dei tempi, vento disperato che lascia non chiaramente trasparire quell'inquietudine interiore del poeta che avvertiva come la civiltà contadina sarebbe stata disfatta, come in fondo lo stesso socialismo non avrebbe compreso nella sua interezza la battaglia del contadiname. E prima di concludere, prima di tutto ringrazio i magnifici relatori che sono qui, ringrazio altresì, perché non mi sarà poi data più la parola, di giusto e legittimo, ringrazio a tutti voi per questa meravigliosa presenza. Ricordatevi un grande evento, altresì il 12 gennaio avremo con noi il critico d'arte Antonello Conte, che oggi me l'ha confermato, anche se attualmente si trova in Transilvania. Ma dopo avervi dato questo cenno, torniamo a noi e all'ultima riflessione di oggi. Bene. Qual è l'ultima riflessione? Certo, c'è nell'ultimo rocco la consapevolezza di un'enane ormai sconfitta. Lo afferma in Pozzanghera Nera, 18 settembre. Certamente ancora prima, ma lo afferma in maniera radicale, in questa lirica, prima che ecco della fuga, forse a Portici. Siamo infatti, dice, oggi e 2000 anni, porteremo gli stessi panni. Noi siamo rimasti, gli dice, la turba dei presenti. È terribile questa frase che sembra una sconfitta per il nostro lezione. Ma al di là di questa frase, cogliamo però un fremito di libertà, che è il grande, io credo, la grande identità di Scotellaro. Quel fremito di libertà che lo accomuna a Piero Bobetti, pur nella diversità ideologica. Perché in fondo la libertà non è soltanto conquista di sé, ma conquista di sé negli altri e con gli altri. La libertà si realizza nel popolo, dirà Piero Bobetti, o dirà ancora Scotellaro, si realizza anche attraverso, fuori di noi, nel mondo contadino. Ed è qui, in questo riconoscimento di sé e di fuori di sé e degli altri, sta la grande rivoluzione formativa di Scotellaro. Il messaggio che in fondo lascia alle generazioni di ogni tempo e di ogni età. Vi ringrazio.